mangiamo a Bobby. Siamo con il team manager Passariello, qui nelle immagini. Ecco Passariello, davvero una grande partita la vostra, avete vinto per 4-1, una squadra e una società che merita tanto a questo punto le finali. Ci arriviamo, vero? Sì, ormai è fatta, però prima di fare i nostri festeggiamenti voglio fare un plauso particolare alla società Stella Azzurra, che col suo dinamico è sempre presidente Maiulo, sta sempre in auge con col suo settore giovanile. Sì, niente, è stata una bellissima partita, i nostri ragazzi si sono distinti, vedi pure il risultato, è il secondo anno che vinciamo il campionato. Voglio fare un plauso alla Valle Suessola Calcistica, perché è ancora il secondo anno che ci vede. Noi più la Stella Azzurra San Feliciana, e ci vede sempre in auge. Un appello un po' alla Lega, che quando facciamo le finali ci dia un campo più forte, più organizzativo, e noi siamo a disposizione. Forza Scuola Calcio Suessola, forza ragazzi e forza lo sport nella Valle Suessola in generale. Grazie. Siamo qui con mister Davide Nuzzo nelle immagini. Voi avete vinto il campionato e in questa partita contro la Stella Azzurra avete vinto per 4-1, una grande vittoria di campionato e anche di partita. Diciamo che era una partita importante, dove noi con questa vittoria sancivamo la vittoria del campionato, contro una squadra diciamo buona, anche guidata da un ottimo mister come la Stella Azzurra, come mister De Sisto. Il nostro obiettivo era quello di vincere il campionato e puntare al titolo provinciale. Diciamo che la vittoria più bella è quella che deve ancora arrivare. Di fronte avevamo una squadra esperta come noi, con ottimi elementi, guidata diciamo da un ottimo mister, al di là di qualche screzio, ma il derby ci sta pure. Vogliamo dedicare questa vittoria alla società, ai genitori, allo staff tecnico, hanno sempre una parola di buono per i nostri ragazzi, al nostro team manager Passariello, diciamo a tutti i genitori che fanno sacrifici insieme alla società per realizzare tutto questo. Siamo con il direttore sportivo Angelo Bizzaro, grande vittoria di questo campionato, si sente molto soddisfatto? Sì, siamo soddisfattissimi, perché questi ragazzi dall'inizio del campionato non hanno perso una partita, quindi già vincendo sul campo della Stella Azzurra 1-0, dove era la nostra agonistica, dove è stata anche l'anno scorso, perché noi siamo stati vincitori del girone anche l'anno scorso. L'abbiamo battuto in semifinale, loro sono terzi, noi secondi e la Ruotolo prima l'anno scorso con le provinciali. Quest'anno cerchiamo di diventare i primi in tutta la provincia, quindi non ci resta che augurarci e dare un complimento al mister che lavorano tutto l'anno, mantenere un gruppo di questi ragazzi che sono vivaci, così. Noi come scuola calcio cerchiamo di dare una certa educazione finché potiamo, ma difatti, se tu hai notato, anche noi sgridando i ragazzi nostri, che anche se avevano vinto e avevano tutta la gioia per essere soddisfatti, li tratteniamo perché sono ragazzi giovani, quindi ci bolle il sangue nelle vene per evitare tipi di scontri. Quindi non mi resta che dire forza Suessola e forza sempre Suessola.